Eccoci qua ragazzi, bentornati al canale di Danix, torniamo con F1 Challenge Prima di 9902, iniziare la sessione di andiamo domenica, diamo avanti con un'occhiata alla la prossima classifica gara, del siamo campionato di primi Formula 1. come Il pilota Jordan è primo nella classifica del Mondiale Piloti e vuole completare una doppietta qui nel circuito Enzo e Dino Ferrari. Dopo aver Vediamo visto la cosa classifica riusciamo a piloti, è ora fare. il momento di passare a quella Enzo e Dino costruttori. Ferrari. La Jordan condivide il primo posto nella classifica del Mondiale Piloti con la McLaren. Situato approssimativamente a 35 km a sud-est di Bologna, lo storico circuito Enzo e Dino Ferrari combina rettilinei corti e di media lunghezza con un mix di chicane e di curve da affrontare a bassa velocità. Malgrado siano state apportate numerose modifiche per migliorarne la sicurezza, questo circuito dedicato allo scomparso Dino Ferrari rimane uno dei classici del Mondiale di Formula 1. Allora, andiamo subito alla qualifica che sta piovendo. Attenzione, allora dobbiamo andare un attimo a mettere le gomme. Andiamo un po' intermedie, direi che sono sufficienti. E vediamo anche un attimo il carburante. Non so se mi mette. Aspettate un attimo perché in realtà. Giri di qualifica, se la alleggeriamo, no? Meno benzina mettiamo per fare il giro di qualifica, quindi. Quindi sta piovendo a Imola. Vediamo un po' qualifica sotto la pioggia, il circuito di Enzo e Dino Ferrari. Pure dei fulmini si vedono. Tenuta zero, raga. Forse le intermedie sono troppo. Ma fammi che come hanno. Immaginavo hanno le monsone, forse. Bagnotto duro. Voglio vedere un po'. Sì, queste vanno bene. Hanno queste, quindi montiamo queste. Queste sono quelle da bagnato, poi c'è il monsone, ma dovrebbe essere sufficiente questa, quindi c'è parecchia acqua nella pista, che non teneva un cazzo, quindi andiamo con queste. Coppiamo le gomme che stanno montando lì a. Così magari siamo uguali, non la tenuta è comunque scarsa, uguale. Veniamo qui a Imola, ragazzi. Primi in campionato dopo tre gare. Quest'anno vogliamo vincerla, quest'anno lo vogliamo vincere, cioè dobbiamo vincere con la Jordan, quasi obbligatorio vincerlo perché è molto più competitiva sicuramente della Jaguar, ma. Sentono anche i tuoni, non so se li sentite, io con le cuffie lo sento. Comunque, gare con la pioggia non ne facciamo mai, questo è un vero peccato. Eppure le condizioni atmosferiche le ho messe, non capisco però perché non piove in gara. Questo è veramente un peccato. Cioè, in gara sarebbe spettacolare vedere anche una gara con la pioggia, eh? Ogni tanto, non dico sempre. Cioè, ce la mette molto più nelle prove, nelle qualifiche, in gara rare, no, rare in gara mai. In gara non c'è, lunghi, lunghissimi, lunghissimi qua. Vediamo che tempo riusciamo a fare perché ancora nessuno ha fatto il tempo. Qui siamo arrivati di nuovo lunghi però. Mi sa che sta qualifica non sarà easy, raga. La pioggia l'avrei preferita in gara, sinceramente. In qualifica.
Non ci vuole la pioggia, rompe le palle, perché la qualifica è importante. Cioè, se parti indietro poi è difficile superare. Ancora nessuno ha fatto il tempo, quindi vediamo se... Ok, panissimo, il 47. Non so se stiamo andando meglio. Niente, ma è inguidabile, signori, è inguidabile con queste condizioni. Ma che è? Già non la tieni... Mamma mia, vabbè. Oh, qui taglio perché tanto ormai giro. Sì, ma non me ne frega niente. Cioè. Tanto era da cestinare quel giro, ormai. Che te frega. Facciamo un altro tentativo. Boh. 1,41 Montoya, eh. Passo qua. Chiaramente nel giro di qualifica non tagliamo perché sennò nulla subito. Niente, arriviamo sempre lunghi. Ok, quindi siamo più lenti. Ci voleva sta pioggia a Imola. Ok, aderenza 0, ragazzi. Questo era ovvio. Lunghi anche qua. C'è proprio un aquaplaning assurdo, nel senso che c'è freni e comunque la macchina continua ad andare avanti. Proprio zero totale di... per frenare. Grip 0. No, tempo altissimo, ragazzi. Cioè, 1,46. Come cacchio fanno a fare 1,41 in queste condizioni? Vabbè, io direi che vado in gara, ragazzi. Cioè, non lo so. Cioè, Kimi, Montoya, 1,42. Ma come fanno? Come fanno? Vabbè, vada. Partiamo? Partiamo molto indietro. Quindicesimo. Ci sta, vabbè, come ho detto, ormai. Una qualifica pietosa, la gara sarà comunque sotto il sole, meno male pure. Però, brutta qualifica. Cambiamo le gomme, ragazzi. 18 giri, gomme. Andiamo morbide. Facciamo sempre una sosta. Stavolta la qualifica è andata male dopo l'ultima pole. Nell'ultima gara. Il massimo è 13, però 13 forse è eccessivo. Facciamo 10 più. Più 9 farebbe 19 giri, quindi abbiamo benzina a sufficienza per finire la gara. Salve a tutti! Benvenuti a San Marino per la quarta prova del campionato del mondo FIA di Formula 1 2001. Il tempo, come spesso accade da queste parti, è eccezionale. La temperatura è superiore ai 30 gradi. È un giorno ideale per una gara di Formula 1. Prima fila tutta McLaren, eh? Quindi qua mi sa che dominano oggi. Coulthard primo. Però Coulthard. Häkkinen
Kimi è sempre lì, Kimi sempre lì. Terzo. Schumacher ha sempre ottenuto tempi migliori del suo rivale in campionato e partirà quarto. Juan Pablo Montoya quinto. Fernando Alonso sesto, bravo. Jacques Villeneuve settimo. Leader del campionato molto indietro. Harald Frentzen è stato decisamente più veloce del suo compagno di squadra e partirà ottavo. Vabbè, pazienza. Barrichello nono. Brutta qualifica da parte nostra, però le condizioni le abbiamo pagate molto. Immaginatevi se facciamo una gara con la pioggia, secondo me ci scoppiamo. No? Che non tiene niente la macchina, raga, non tiene niente. Il pilota Jordan quindicesimo. Non tiene niente con la pioggia. E le gomme erano quelle che avevano anche gli altri. Diciottesimo. Luciano Burti diciannovesimo. Bernoldi ventesimo. Jos Verstappen ventunesimo. Il povero Marquez chiude sempre la griglia. Povero Marquez. Veramente sembra che è un altro monoposto Alonso. Parte anche davanti a noi, figuriatevi. Quindi. Gara di rimonta qua, Ci proviamo, partenza anche così così. Forse questi li possiamo già infilare. Occhio perché i danni ci sono, siamo già dietro il nostro compagno di squadra, molto bene. Siamo già in top 10. Partenza buona. Non ho esagerato perché sennò i danni qua magari la finiamo domani. Ottimo sverniciamento di Friends. E già davanti. Siamo già a ridosso dei big, tra cui anche il buon asturiano Fernando Alonso con la Minardi. Sembra che ha una monoposto assurda, invece ha una Minardi, ricordiamolo, ha una Minardi. E là davanti. E dobbiamo essere assolutamente aggressivi, anche perché noi la strategia nostra è sempre una sosta, quindi dobbiamo essere subito molto un po' larghetti qua. E tira pure Alonso, e tira pure Alonso con la Minardi. Staccatone, ci proviamo. Lunghi. Forse l'abbiamo anche un po' penalizzato. Sarà infuriato Nero Alonso, ma guadagniamo qualcosa. Ma potevamo farla meglio con la curva. Siamo già in zona punti dopo un giro. E partivamo 15esimo, 16esimo. Abbiamo comunque fatto molti sorpassi già ogni un giro, però davanti vanno molto forti, i big sono tutti forti, quindi. Infatti c'è Kimi che comunque fa sempre le buone qualifiche, poi in gara un pochino pecca, in gara pecca un po', Qualifica va forte però, molto da qualifica Kimi. Il buon Kimi non delude. Noi siamo là sesti, che non è certamente una posizione per noi, perché dobbiamo essere assolutamente tra i big, però siamo riusciti a malapena a superare Ralph con la Williams, ma niente di più. Infatti adesso iniziamo a soffrire gli stacchi, non esageriamo qui nei cordoli perché potrebbe dare avvertimenti. Che se lì le facciamo a cannone per guadagnare il più possibile, qui si fatica sta curva perché arriva un po' lunga e se l'ho fatta anche bene in realtà. Il motore Mugen deve andare, vero? Il motore Mugen Honda. Saltiamo, danziamo tra i cordoli con questa Jordan. Un gap di no, non ho visto la classifica. Li stiamo riprendendo però. Forse Kimi riusciamo a prendere, gli altri sono tutti pilottoni in fascia alta. Ferrari, due McLaren.
e Juan Pablo. Ecco, una cosa che magari era bella, che usciva anche la safety car, quello veramente mi sarebbe piaciuto in sto gioco. Peccato che non c'è. E sarebbe stata un'altra storia con la safety car, cioè c'è una strategia assurda. Vero peccato. È stato spettacolare vedere la safety car in sto gioco, eh. Veramente bello. Mazza se tiro in quei cordoli, A rischio di tagliarli quasi. Stiamo andando a prendere Kimi, staccatone, ci prova. Niente, ha tenuto bene però, bastardo. Ha staccato bene anche lui. Vabbè, eravamo lontani, quindi. Oh, io ho frenato troppo però. Però abbiamo un buon passo, Cioè, dopo la brutta qualifica con la pioggia, vedi anche il giro veloce, quindi evidentemente siamo con il passo dei primi, anche di più. È raro che io faccio il giro veloce, non lo faccio mai, quindi me ne sono accorto subito che avevamo un buon passo qui a Imola con la sottosterzo lì. Però anche se siamo veloci è tosta superare, È molto realistico sto gioco, quindi. Cioè sei veloce ma non è che li superi così, È giusto. Devi comunque inventarti qualcosa. Però se abbiamo il passo buono, secondo me li freghiamo nella strategia. Sono tutti qua. Esagerato. Però non abbiamo perso molto. Che lì quasi non freno, raga. Lì quasi non freno. Troppo il cordolo qua ho preso. Maledizione, male anche questo. Non riesco a fregare Kimi che comunque va. Che comunque va con la Sauber. Lunghi. Non te la fare. Sono arrivato lungo. Dobbiamo provarci. No, maledetto cordolo. No, non lo dovevi fare sto cazzo de coso. No. Niente raga, niente. Ma no, maledetto cordolo schifoso. Vabbè, però sti cazzo di cordoli non tengono manco a pagare. Cristo santo, stiamo facendo un garone, maledizione. Non ci voleva. Mo vai a prendere i primi domani. Niente da fare. Abbiamo esagerato. Peccato, veramente peccato, perché mo è tosta, Mo è tosta prendere il big. Possiamo andare a punti ancora, ma i primi. Forse l'abbiamo toccato. Fatti sta rallentando. Si è fermato lì. Kimi che stava facendo un garone alla fine. Ha perso pure. Però chiaro che noi abbiamo perso un'eternità. C'è Alonso che sta facendo tappa assurdo qua davanti. C'è Villeneuve con la barra che è più veloce, non riesce a superarlo. Che Alonso difende come un dannato, guardalo lì. A sua volta fa tappa a me, perché io sono più veloce anche di quei due. No, io ho il passo dei primi, però non riesco a essere... Questi cordoli sono trappole in sta pista, veramente allucinante. Non riesce comunque Villeneuve a infilare l'Austuriano là davanti con la Minardi. Veramente allucinante sta Minardi, la dovevo prendere io a sto punto. Cioè, sei così competitiva.
Va bene pure. Vabbè, sarà il pilota, però. Ragazzi, è difficilissimo superare qua. È stretta sta pista di Imola. Saltano anche nei corridoi loro pure. Villeneuve è entrato a cannone lì. Lo infiliamo noi. Boom! Boom! Vai così! Ce li beviamo, ce li beviamo. Torniamo sesti. Fatti nuovo tappo chiaramente Alonso con la Minardi, però sta facendo miracoli con quella Minardi. Ma chi Schumacher? Ma chi? No, non dirmi che Schumacher. Oh, vabbè ragazzi, la Ferrari ferma. Non ci credo. Sto gioco è spettacolare. Toglie chicche a ogni giro. È veramente bello, veramente bello. Magari è Schumacher fuori con la Ferrari, cioè, rendetevi conto, eh. Veramente sto giocone. Peccato che i nuovi non li fanno così, perché sennò è uno spettacolare. No, come ho detto, l'unica cosa che secondo me avrei messo, poi non lo so se con Del Mondo c'è, avrei messo anche la safety car. Cioè, la safety car secondo me ci stava tutto in sto gioco, veramente bello. Era realistico al 100% sto punto, sto gioco, quindi. A cannone, anche se abbiamo poco a poco colto il cordolo, non mi dà nessun avviso, quindi va bene così, vuol dire che in realtà anche lì ho visto che li prende abbastanza a cannone quei cordoli. Hakkinen Coulthard, tra l'altro partiva in pole Coulthard, si è fatto fregare da 12 secondi, non è molto. Non è molto. Potremmo dire la nostra ancora forse per il podio. Non so, vincerla non credo, però. Peccato per quell'errore che abbiamo fatto noi, se no eravamo anche più avanti. Vero peccato. No, perché il passo è buono qui a Imola. Abbiamo il passo, però. È raro pure, di solito sono sempre più veloci loro. Magari non siamo come le McLaren, però. Però forse riusciamo a fare i livelli delle Williams. C'è Ralph adesso. Cannone, raga, cannone qui a Imola. Ammondiamo che qua in discesone lo freghiamo in staccata. Un po' lunghi, ma ci siamo. E mo c'è 6 secondi. Sono 6 secondi, quindi è ancora lunghi sta curva, ma. Direi anche di più. Comunque il recuperone. Vabbè, però abbiamo leggermente tagliato in quella chicane dove siamo arrivati lunghi, quindi un tempo un po' così farlocco. Però non riesco a scrollarmi Ralph adesso. Che se l'ho superato, però va, eh. Altri ritiri, io vorrei ritiri davanti, non dietro. Mo sto trainando Ralph perché ce l'ho incollato. Un po' lunghi qua. Ecco, noi dobbiamo entrare tra un po'.
Tarso Marquez sta uscendo dai box. Sembra che la sua strategia sia di tre fermate. Non so come ha fatto a superare Ralf, perché mo sta andando più forte lui di me. Montoya ha appena ottenuto il giro più veloce della gara. Montoya davanti. È terzo, con circa 5. Davanti stanno tirando. I primi tre stanno tirando molto. Non riesco neanche a guadagnare. Purtroppo abbiamo perso con quell'erroraccio, ci siamo girati, ragazzi, no. No, non devo entrare, chi cacchio ti ha detto di entrare? No, no, non entra, è presto. Giancarlo Fisichella sta uscendo dai box, sembra che la sua strategia sia di tre fermate. No, 7 secondi è troppo. Gira, Cristo santo. La McLaren è pronta ai box. La Williams è pronta ai box. No, Ralf è incollato, assurdo, non mi molla. Non entro. Chi cacchio è che sto? I meccanici ai box sono pronti. Ma no, no, forse io come sfioro il tasto, ma non la sto chiedendo la sosta. Continua a dirmi di entrare quando no. E ancora un altro giro ci esce. La Jaguar è pronta ai box. La Bar è pronta ai box. Mika Häkkinen sta entrando ai box. Häkkinen è terzo, con circa 3 secondi di vantaggio. Sei quarto. Schumacher è quinto, proprio dietro a te. Secondi però devono entrare. Tarso Marquez è stato colpito da Porti. Cacchio! Ma che sei pazzo! La macchina in mezzo alle palle. Ah, era la Minardi che ha fatto cacciare. Un sacco di ritiri qua, eh. C'è una macchina ferma lì. Una Bar, credo. Comunque adesso entriamo e poi vediamo. Sta Minardi. La Williams è pronta ai box. I meccanici ai box sono pronti. La Ferrari è pronta ai box. Coulthard è molto avanti, eh. E Coulthard credo che sia in strategia simile alla nostra, perché non è ancora entrato. Quindi. Eppure Ralf. Infatti Coulthard è entrato adesso, quindi. David Coulthard ha appena ottenuto il giro più veloce della gara. Ralf Schumacher entra in box. Pure Ralf. Un sacco di gente. Primo, con circa 5 secondi di vantaggio. Qui ai box. Vediamo se sono più veloci i nostri o quelli della Williams. Ha perso l'alettone anteriore. Non mi fa partire perché stava passando la Williams. No, mi ha fregato di nuovo ai box Ralf, maledetto. Siamo di nuovo quinti. Secondo me abbiamo pagato quell'erroraccio quando ci siamo girati, perché se no qualche posizione in più ce l'avevamo. Però queste sono le gare, ci sta pure a fare errori, non è che puoi far tutto bene. Siamo qua in lotta comunque per la zona punti, dubito il podio, però. Ancora. I cordoli non perdonano qui a Imola, ragazzi, che dobbiamo fare? C'è sapone nei cordoli, evidentemente. C'è sapone nei cordoli. Buttata la gara per i cordoli a Imola. Bene, bene, bene. Bene, bene, bene. Ma non lo so, non lo so, non lo so. Non prendere i cordoli qua è la priorità. Vai così, vai, vai. Rischio di andare a muro perché qua ci sono i danni e quindi se sbatti sono... Niente, niente, niente. È andata così. È andata così.
Questo è dominio McLaren. Ma stavo anche guardando la classifica. Ma siamo sprofondati. Peccato perché il passo, secondo me, per stare con i primi c'era. Forse il terzo McLaren non credo, però con le Williams potevamo rimanere con Montoya e Ralf. Invece niente da fare, errori uno dietro l'altro. E poi sti cordoli, non lo so. Non lo so sti cordoli di Imola, ma gli hanno messo olio. Non fa prenderli. Io cordoli li devo prendere, se no. Sono cordoli strani, un po' stile dosso, non mi piacciono, non mi piacciono. Fortunatamente non sono più così a Imola, però prima erano così, bro. Fanno veramente schifo i cordoli qua a Imola, raga, ma che dobbiamo fare? Punito dai cordoli in sta gara, veramente. Peccato, siamo in zona punti, ma è un misero punto che non serve a niente, visto che davanti ci sono le McLaren, quindi. Dietro c'è il nostro compagno di squadra che non passerà manco se mi paga. Ci ha fregato Barrichello pure, vediamo se riusciamo a riprenderlo perché la Ferrari comunque non è velocissima, soprattutto Barrichello. Ci è andata benino che si è ritirato Schumacher, però ci sono le McLaren davanti, quindi Schumacher si è ritirato, anche Kimi, se no era un altro pilota. Era un altro pilota che era davanti a noi. Comunque vediamo, perché può essere che qualcuno davanti di qualche altra sosta la fa. Mo vediamo, mancano 4 giri. Chiaro che è una gara buttata. Vabbè, era anche difficile andare a vincere perché partivamo molto indietro, però come ho detto, magari qua il podio ci stava, il massimo che potevamo fare, secondo me arrivare terzi si poteva fare. Stiamo andando a riprendere Rubens forse perché siamo molto lento, molti errori oggi. Molti errori. Oggi una gara un po' così. Magari comunque dovevamo anche essere un po' aggressivi perché effettivamente partivamo molto indietro. Adesso stiamo andando a prendere Barrichello con la Ferrari, forse quinto posto lo famo, ma è comunque una barbonata perché era meglio arrivare almeno terzi qua per limitare. Questa curva sempre, sempre lunghi, sempre lunghi. Quella curva sempre lunghi. Non c'è verso. Questi cordoli sono pericolosissimi. Piano che qua frenano molto, eh. Davanti non ho capito se sono doppiati o altra gente. No, sono doppiati, magari erano quelli. Ma ancora! Vabbè, ma allora siete bastardi male! Ma dai, ma non fa! Ma che hanno sti cordoli? Oh, Cristo santo! No, vabbè, i cordoli non è ridicolo! Ma è ridicolo! Non esiste che i cordoli non tengano niente qua!
Ma va, guarda, qua, e se ne va, e se ne va, a farsi benedire. Alonso li ha colpito. Marquez ha del fumo che fuoriesce dal motore. Alonso è settimo, proprio di fronte a te. Sei ottavo. Heidfeld è nono, proprio dietro a te. Marquez è fuori, ha rotto il motore. Ma non esiste, dai, non esiste nella vita, dai. Non si fa così. Non esiste, non esiste. Ma è allucinante, dai, veramente allucinante. Questo è senza alettoni, mezzo alle palle. La gara peggio, cioè peggio della prima, dove non siamo andati a punti. Qua è un disastro, è un disastro. Ma è impossibile. È impossibile tenerla la macchina. Ai ai ai. Ma qui avevamo vinto, altro che arrivare a podio, se non ci eravamo girati mai. Un sacco di errori. Ma poi sempre per il cordolo, prendi il cordolo quando giri e se ne va, e se ne va, e se ne va a farsi benedire. Allucinante. Guarda, guarda, no, cioè, veramente, senza parole, sono senza parole. Senza parole, senza parole. Niente da fa, brutta gara, ma... buonanotte. Vabbè, mo ho perso la concentrazione. Che cacchio vuoi? Chi se ne frega di un punto in più, uno in meno. Cioè, per una volta che eravamo anche più veloci di tutti, quasi, niente, i cordoli ci puniscono. Ma qua si perdono 50.000 punti, guarda quelli là, McLaren primo e secondo. È un vero peccato, è un vero... Vabbè, ormai un punto, semmai ci riusciamo ad arrivare, anche perché qui, come ho detto, prendi un cordolo e si gira. Dobbiamo fare, ma qua ci hanno penalizzato sti cordoli, non è che... brutta gara, è peggio della prima che abbiamo fatto in Australia, che non siamo andati a punti. Abbiate pazienza per il nervoso, ma quando ci vuole, ci vuole, eh. Qua sono punti, mica spiccioli. Cerchiamo di fare gare belle, niente, ci buttano via con i cordoli. Vabbè, ormai, che dobbiamo fare? Ma che è sto sesto posto? Cos'è sto sesto posto? Barrichello ha concluso quinto. Ben fatto, sei arrivato sesto. Questo è Häkkinen. Chi
doppietta McLaren qua vola nella costruttori. Fa 16 punti, fa. Sicuro eravamo forse a livelli delle McLaren, però niente, che dobbiamo fare? Siamo arrivati lì, Cordoli a buttare, però siamo girati fisso. Sacco di ritiri comunque, molti problemi come vedete, quindi era una pista molto particolare. Infatti, se notate, sospensione, sicuramente sti cordoli maledetti come li prendeva pure lì a boh. Vediamo la classifica. Esaminati i risultati, è il momento di aggiornare la classifica del campionato piloti. Mika Häkkinen riconquista la prima posizione nella classifica piloti. La McLaren riconquista la prima posizione nella classifica costruttori. 32 punti. La Williams è seconda, seguita in Ha terza fatto un posizione bottino dalla pieno qua, Jones. doppietta, cioè veramente allucinante. Vabbè ragazzi, niente, mi dispiace, un po' di nervosismo in sta gara, però c'è sta, cioè veramente non è possibile, ricordo di non boh. Li prendevi se girava, me la riguarderò sta gara, ma i cordoli comunque li stavo prendendo abbastanza bene, cioè non li curvo, però vabbè. Comunque, come sempre, fatemi sapere, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, iscrivetevi alla pagina Facebook, Twitter, profilo Instagram e noi ci vediamo alla prossima. Saluto a tutti da Danks 0689.